obbligo di denuncia e segnalazione. È fatto obbligo per le direzioni generali delle ULS e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui articolo 1 del 3, i tre articoli che vi ho appena detto, cioè l'isolamento, il tampone per chi viene o rientra dall'estero o arriva dall'estero, della presente ordinanza, di presentare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo del 331 del codice procedura penale. È obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco dei nominativi dei soggetti obbligati all'isolamento, ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato. Quindi da oggi tutti coloro che sono in isolamento vengono segnalati al sindaco, al prefetto e all'autorità giudiziaria, quindi per mettere in totale una condizione assolute di controllare. Punto 5. Rifiuto di ricovero. I servizi della struttura ospedaliera e sanitaria che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente gli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi dell'articolo 55 e successivi del codice per procedura penale. Quindi il caso della persona che ha titolo e ha di essere ricoverata dal punto di vista clinico, no? Perché è positivo a sintomi, non può non essere ricoverato, si rifiuta il ricovero, ecco, se rifiuta il ricovero parte la denuncia d'ufficio. Non si sta lì a dire ma vediamo,